Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andronico 91, sono Zoom Eleven Galaxy Big Bang. Oggi sfida contro la squadra di questo pianetucolo. Beh, insomma, è piccolo come pianeta, ma è molto rovente. Chissà cosa. Già Trina è già caldo, però, insomma, non è che si può sperare che tutti quanti si siano abituati alla temperatura del pianeta. Appena ci muoviamo, moriamo di caldo. Guarda un po', che c'è lì? È come uno sfogo per l'aria calda. Ah! Quindi praticamente prendono l'aria calda dal sottosuolo e la liberano sul campo? Ma proprio per tenerci proprio svantaggiati al massimo. Sta circondando il campo, c'è qualcosa che non quadra. È ovvio che non quadra. Vogliono farci perdere a tutti i costi, no? Comunque sì, poi stavo pensando, dato che lei ha detto che Shindo, Riccardo, li hanno buttati nel vulcano per risvegliare, secondo me, i loro totem. Infatti, quando stavo editando il video che appunto dice ali dei sette colori e zanne aguzze, l'Ogrof, come si chiama, no? Il capo tribù di quelli degli orientali, mi è venuto in mente appunto che perché questa parola quando li ha visti, e quindi ho capito poi dopo appunto andando avanti, ricontrollando appunto le varie traduzioni, che appunto lui stava indicando i totem, anche se non lo dice chiaramente. Riccardo ancora non è tornato. E i buchi? Terry e Riccardo. E Nishizono, ovvero appunto JP, tocca andare in porta. Hai! Certamente. Vabbè, dai, su, con JP in porta ce la caviamo. Non gli ho aumentato la parata per nulla, non ho mai allenato JP. Però, insomma, se la cava, ha delle belle tecniche. Anche Terry e Riccardo si sono registrati. Cosa? Quindi mi sta dicendo che sono tornati? Non si sa. Allenatore, lei sa qualcosa? Non mi sembra. Oh, attenzione! Questi chi sono, mo? Ovviamente non c'è dato saperlo. Forse sono dei guardiani celesti che incontreremmo su un altro pianeta? Sì, perché sta parlando di Rodan. Oppure fanno parte della squadra finale, che sicuramente è quella di Fala Morbius. Quindi Rodan ha intenzione di fare qualcosa? Un gioco pesante? Quando c'è una partita non riesco mai a dormire la sera prima perché sono eccitato al pensiero di quello che accadrà il giorno dopo. Gandares. Quindi lui si chiama Gandares. Io riesco a dormire bene solo se bevo del latte. Cosa? Ma che vai dicendo? Infatti. Mi sento bene solo se bevo del latte caldo. Ma tu sei pazzo. Ryugel? Sì, penso sia Ryugel. Vabbè. Gente strana ci accoglie al campo da calcio. Noi però possiamo vincere, dai. Non hanno il loro portiere titolare. Quindi oggi ci va bene. Forse pensa di vincere facile. Praticamente ci sta dicendo che lui ha scelto la formazione. Cioè Rodan ha scelto la formazione. È per la vittoria, non posso farci niente, quindi deve per forza vincere. Ok, ho capito. Seguiremo ogni sua decisione, non importa quale sia la ragione, basta che vinciamo. Ok. Non era proprio detta così, però era sottinteso. Perché alcune volte ci lasciano delle parole, non so perché. È proprio il metodo di scrittura giapponese, loro parlano proprio così. Perché alcune cose vengono sottintese, però in italiano poi non rendono. Earth 11, vi sconfiggeremo con questo corpo evoluto. Sì, vabbè, con queste macchine voi. È una buona idea pensare al nostro potere come potere definitivo? Ok. Possiamo iniziare la partita allora, iniziamo il massacro. Vinceremo con il nostro potere evoluto. Convinti voi. Tezcado, Shinsuke, Shindo, ok, leva Shindo e Ibuki, ovvero Terry. E ci sono già a posto. Cosa? Ah, devo rimetterli forse?
Eh sì, devo rimetterli perché non. Ok, quelli in panchina e quello in porta. Ok, perfetto. Sì, infatti lui stava qui, non capisco perché. Mi piace. Anche se poi comunque sia, vedendo alcuni trailer mi è saltato fuori quello dove Victor succede quello che succede. Quindi mi chiedo, il nostro Victor che fine fa quello che abbiamo ora? Va bene, dai, su. Andiamocela a fare. Poi quando arriverà il momento, se non avete mai giocato o non avete neanche visto l'anime, poi vedrete. Evito di spoilerare, nel caso. Perché diciamo che quello è uno spoiler che ti lancia il trailer, quindi non ci puoi fare nulla. Sono a livello 33 loro, sarà facile allora. Vediamoli un po'. Oh, albergo e portiere? Ma era anche nel trailer, mi sembra. Può essere. No, lui nel trailer non poteva essere. Allora, chi ho visto? Forse un altro. Ok, chi ha come parata? Ok, si aumenta di poco la potenza. L'uso dei TP, così si aumenta la parata. Aumenta la potenza delle tecniche, non della parata. Ah, Vulcan Head, ok. Questo cos'ha? Vulcanic, Fly. Ah, volo vulcanico praticamente. Questa è una femmina, addirittura. Questa mi sembra una femmina, dico. Ho controllato invece il maschio e questo qua invece è femmina. Proprio non si capisce per niente. Ok, tutti quanti con le stesse tecniche. Questa è la civetta, o è un gufo? Misty. Si chiama Misty, se non è femmina lei. Cos'ha? Magma cappotto. Magma cappotto? Magma capetto. Contenta tu. Questo uguale. Questo è il tiro Rodan Kazanrai. Ok, questo è anche il totem sicuramente. Ok, hanno delle tecniche particolari comunque sia, eh. Non male. Mi sarà molto interessante combattere contro di loro. La formazione anche è fighissima. Forte, bella, mi piace. Stagium. Starship Stagium. Vabbè, basta, parla tu, non mi serve che parli. Sempre quello ripeti tanto. Oh, quindi esce vapore da lì che può far muovere la palla verso un altro nostro componente. Cioè, un nostro amico. Componente della squadra. No, vabbè. Non ti disperare, tesorino. Mo ce la facciamo anche senza Riccardo e il portierone. Vi rimando sempre al lato nel caso ci sia scritto qualcosa di importante. Che lo metto lì. Ah, le ane, ok. Devono risvegliare il totem, ho capito. Ok, ora la luce è un po' fastidiosa, ma ecco, così dovrei riuscire a sopportarla meglio. Ci provo. Oh, subito. Forte. Oh, attenzione, passiamo la tema. Ci riusciamo. Future AI. Occhio futuro. Level up addirittura. Tua Victor Fasullo. E tira. Andiamo con. Oddio, loro che parano. Ok, lui è fuoco. E però la sua tecnica è di montagna. Vado con stoccata inversa, ragazzi. Vado con stoccata inversa. Volevo rischiarmela con una mossa di tipo fuoco, però. Se lui ha una tecnica di tipo montagna, me la para. Ma era invincibile? Era invincibile? Quinto saresti l'Ace Striker dell'Inazuma. Dell'Earth Eleven. Insomma, dicono che fa schifo. I dati che hanno raccolto su di lui non erano proprio del tutto corretti. Ma perché? Strano, è molto strano che non abbia fatto neanche il minimo sforzo. No, non ho passato in tempo, perché? Non mi dice che è invincibile, però secondo me ci para tutti quanti i tiri. Andiamo con vento che sconfigge il tipo montagna? Però lui è tipo fuoco.
Cioè, ragazzi, no, il tiro è forte, mo, e voglio dire. Gol! Quindi lui è proprio forte! È proprio forte lui! Ci picchia! È forte proprio! Ok, qua si è caricata del tutto. Facciamo un altro paio di passaggi, ragazzi. Prima rubiamo palla. Ehi, da qua. JP! Oddio, tiro da lontano. Che roba era? Non mi ricordo. Vai con montagna per sicurezza, va. Ah, tipo fuoco, ok. Bella! Grande! Fai un po' di difesa, bravissima! Grande! Cosa? Batafra. Ah, ok! c'ho voglia, ragazzi, c'ho voglia. Se può uscire in video la catena. Grande, grande. Vai, vai, facciamola. Facciamola, facciamola. Questo è gol, questo è gol. Mamma mia. Vai. Grande, da paura, ragazzi, da paura, da paura, da paura. Che nome diamo a questa tecnica? Fammela rivedere. Ok, lui ci tira, ma non ci importa il suo tiro. Quindi, se non sbaglio, Butterfly Dream si chiama questa. Ok, Butterfly Dream, ok, quindi Butterfly Mark Wind, Butterfly Wind Drop. Wow! Quindi farfalla, vento della farfalla mortale, micidiale. No, Death Drop, quindi Death Wind, però dobbiamo scambiarlo. Rovesciata del vento della farfalla. Un nome migliore di questo? Un nome migliore di questo dove lo trovi? Mamma mia, anche scambiamo i tempi, non importa. Mi piace in quella maniera, mi piace. Vai, è stupendo, ragazzi, è stupendo, vai. Facciamo gol noi o loro ora? Voglio vedere. Ah, ecco, arriva lui col totem. Fammi vedere sto totem, va. Oh, si arrabbia lui, perfetto. Vai, Frank Foreman, risvegli il tuo spirito totem. No, spirito guerriero non c'è più. Non è più main. Un toro! Toro scatenato, certo. Quale altro totem se no? Grande. Perfetto. Non puoi vincere in uno scontro tra totem. Ah no, allora fatti sotto. Grande. Ovviamente usiamo la tecnica del totem. Livello 3! Oh, che goduria! Che goduria questa! Cioè, ste cose neanche durante la corsa alle torri a Pamplona, voglio dire. Che potenza. Mo' tocca solo che risveglia anche JP. Che figata, ragazzi! Sta partita è stupenda! Sta partita sta. Vabbè, già abbiamo finito. Ah no, perché era di. Quando devi rubare palla. Ovvio. Ovvio. Grande, ci va bene. Bello però. Mamma mia, ragazzi, succede di tutto. Allora, il nostro amichetto non sta in fuorigioco. Se. Ah, ok, niente. Dico, se mi segni fuorigioco, mi invipero. Inviperisco. Sì, invipero non ha senso. Inviperisco. Perché mi inviperisco? Facciamo questa. Perché durante gli allenamenti, no? Mi dava fuorigioco inesistenti e vincono. È alla faccia, i pinguini. I pinguini non volano, o fanno finta di non saper volare. Aia, aia, JP. Massimo potenza, JP. No, loro c'hanno il tiro fuoco! Vabbè, ce la facciamo a pararlo, dai. 180 di potenza. Mugenza Hando! Sì, guarda qui. Tua trina bellina. Ok,
Perché sta sulla fascia? Non capisco. Ok. Albega, beccati sto tiro. Si chiama Attacco Parkour, versione 4. Yeah. Questo fa male. Emmete. Ottimo, 3-0. L'allenamento ripaga. Certo, il tiro a catena è stata un po' una cosa diversa, però è andato bene, dai, è stato bellissimo quello. Non me lo posso scordare, anche perché ce l'ho in video, quindi. Attenzione. Eccolo. I difensori sono molto fastidiosi, ma il portiere non sembra essere un granché. Wow! Eccolo! È una specie di dinosauro, che roba è? Rodan libera il suo spiritore. Totem, non è spirito guerriero, perché mi sbaglio? Ok, non è per tirare quindi lo spirito. Vabbè, JP, pure tu. Pure tu. Va bene, bravo. Bravo, bravo JP. Ok. Ma hai fermato un tiro del totem. JP, perché non risvegli anche tu un totem, tanto che ci stiamo? È già finito? Già finito, JP. E che cos'è? Il tiro deve averlo debilitato. Sì, vabbè, però. Ok, primo tempo è finito. Cavoli, però, ragazzi, che partita. Bella, bella, bella. Rodan, tu fai troppo un po' quello che ti pare. Avevi detto che avresti seguito le mie istruzioni. E invece non l'ha fatto, guarda un po'. Tu che ci credi? E allora che importa? Quel tiro ha ferito il braccio del portiere. Beh, in questo modo è più facile vincere. Nella seconda parte. Nel secondo tempo potremmo continuare ad attaccare quel tipo fino a che non segniamo, no? Beh, sì. Mi rifiuto, dobbiamo vincere nel modo che nel modo che dico io. Eh certo, perché comunque sia lui vuole vincere grazie alle macchine. Non vuole vincere perché il portiere è ferito. Riccardo e Terry ancora non sono tornati, quindi. Dai, penso che comunque sia. Torneranno verso la metà del secondo tempo. Non ti preoccupare, continuerò a proteggere la porta. Speriamo, con quel braccio. Vada come vada, stiamo combattendo tutti quanti uniti, giusto? Anche questo è giusto. Vai, continuiamo. Tipo è quello, guardalo. Look at this dude. Wait till you see the. Oh, no, 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 no. Oh, look at the top of his head. Cotopaku, non possiamo contare su un guardiano celeste? No, non c'è. Penso che si riferisca al guardiano celeste, ma non è detto. Dice per bambino di un altro pianeta? Non so se dice la Terra o se dice guardiano celeste. Comunque sia, penso che dica guardiano celeste perché dice possiamo contare solo su di noi. Ok, ricevuto. Cosa? Sì, ma gli ruba il pallone? Ma che pezzente. Rodan, ma che stai facendo? Quello che ho detto prima, no? Dobbiamo attaccare il portiere per segnare. Eh sì, sono fissati con la porta. Frank, ma è invincibile. Potremmo usare anche le tecniche per potenziarne, ma non lo fermeremo. Ma usiamole intanto le tecniche, va? Sì. Winning Logic, quella è bella come tecnica. Vai con Overhaul. Tanto per vedere se si potenziano, non si sa mai. Dovrebbero potenziarsi in teoria. Anche perdi lo scontro. Perché tipo il tiro quando tiri.
1100. Bene. Perché quando tiri, il tiro si potenzia anche se per portiere para. Vabbè, è un gol, ragazzi. Su, che sarà mai? Che gli fa? E allora? JP, tutto bene? Mi dispiace, non sono riuscito a proteggere la porta. Non ti preoccupare, non esagerare. Non esagerare con lo... perché c'è il braccio ridotto male. So che hai fatto del tuo meglio e che sei preoccupato per tutti quanti. Penso che sia preoccupato perché... del carico di proteggere la porta. Tutti quanti contano su di lui, quindi lui ha l'incarico di proteggere la porta, allora... Gli sta dicendo praticamente che le sue braccia sono ridotte male e che lui ha passato la stessa condizione. Però... Non, cioè, come può dargli conforto quella cosa? Per quel ragazzo è finita. Certo. Oh, arrivano i rinforzi! Minna! Matasete na! Kono koe wa... Che entrata. Io. Come va? Siamo in tempo? Mio padre e voi? Scusa del ritardo, ma no, non fa nulla, l'importante è che siete arrivati, dai. Terry ha detto a JP di lasciargli andarsene per lasciargli la porta. Allora JP gli ha fatto almeno chiedi per favore. Ho un ultimo consiglio da darti, Riccardo. E cioè? Anziano, che significa? Mostriamo ai terrestri il dono che abbiamo nel profondo dell'anima. Tamashi. Intende... Ah. Dono dell'anima, poi allenatore. Ok, cambio giocatore. Ma... Vabbè, scendo i buchi e entrano in squadra, ok. Perfetto, ora entrano in squadra e possiamo procedere. Ottimo. Già so dove andare a parare. Già so cosa fare. Non me lo fa vedere, sicuramente. Infatti mi dà maestro. Va bene. Lui a Lancelot. Facciamo un po' così. Intanto svegliamo il leone. Non vi preoccupate. Dov'è? Dov'è? Qua sotto stava, mannaggia. Ma se ne va, eh. Vabbè, giro di vento. Passiamo al leoncino qua dietro. Ehi! Aia, 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 aia. Molto male, molto male. Molto male. Molto male. Invece va bene. Lo sapevo che Trina era OP. L'ho sempre detto dal primo episodio. Perfetto, ora ci siamo. Ok, vai, vai, tranquillo. Vai. Questa, ragazzi, è potentissima sta tecnica Storm Zone. Ma 70 ha di potenza base di, cioè di consumo, non di potenza base, di consumo. Ok, siamo al completo. Peccato, volevo fare un altro gol, ma non lo faremo con lui. Forse con Riccardo. Ancora col portiere ce l'ha questo. Vabbè, sì, provaci allora. Eccolo. Sì, 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 tira, tira. Mo ci sta per te, mo ci sta per te. Guarda che bella sorpresa che ti ricaccia il portiere. Cioè, Zanni Aguzzi intendeva... Wow, questo è il mio totem. Certo. Man Muf. Perché Man Muf? Mammut, Man Muf. Soul 使いがもう一人。聞いてない。聞いてないぞ。
もう一人俺だけだと思うのか。ecco Riccardo。シンド、次はお前の番だ。ho capito qual era il discorso。è semplice da capire。Cioè, con un totem in più che gli fa? Con un totem in più? No, no, non hai capito niente, amico mio. Volete scherzare? Anche lui? Anche lui! Cos'è? Kujak? Kujak. Avete voglia di scherzare? さあ、シンド、俺たちの力見せつけてやろうぜ。あ、おお、oppure ok livello 1 quindi non è per tirare。Pavone anche lui? Strano. Sì. Il pavone l'abbiamo già incontrato, ragazzi. Infatti, ali dei sette colori. Ok, presto turn. Beh, non ci serviva, eh. O forse ci serviva invece, sì. Già level up. La tecnica poi. E dai! Fammi arrivare alla porta! Solo tre gol ho fatto! Non è momento di indietreggiare. È momento di dare via alla operazione. Questa è una tua idea e io non l'accetto. E se perdete, questa stella verrà distrutta? Ok, usa la distruzione del pianeta come scusa per fare quello che gli pare. D'ora in poi attaccherò tutti. Ti piace l'idea? Sembra che il nemico abbia... cambiato formazione? No. No, forse è una trappola. Sì, deve essere sicuramente una trappola. Qual era l'ultimo consiglio dell'anziano? Ah, forse... forse Arion intendeva che hanno la difesa scoperta? Se tutta la squadra passa in attacco, anche se prendi il possesso di Baron non riuscirei mai a superare la difesa? Tornate tutti presto! Cosa? Cos'è che ha capito Riccardo? Wow, che è successo? Ok. Ha eruttato il vulcano? Ah, quindi è così che giocano loro praticamente. Non era molto chiaro il consiglio dell'anziano, eh? Quindi, ah, ho capito! Se tutti quanti si spostano in attacco... E voi anche se avete possesso... Se loro si spostano in attacco... E voi avete possesso di palla, state fermi! Quello intendeva! Questo è ciò che intendeva l'anziano, e infatti... Ecco, questa qua sicuramente è l'idea di Rodan. Perché non sono riuscito a ucciderne neanche uno? Ma dai... Questo è proprio malato. Vado a riprovarci, ma lui ovviamente non glielo permette, no? Io sono Albega di Gardon. Vabbè, certo. Ecco, eccolo! Sapevo! Sapevo che l'avrebbe fatto. Cosa? Ha evocato il totem? Certo, figlio mio, che ha evocato il totem, no? È ovvio, è dentro di te. Ma avevo deciso di lottare senza totem, e invece ora lo usi. Dai ragazzi, su, non perdiamo tempo in chiacchiere. Si chiacchiera troppo in queste cose, a me non va bene. No. Proprio no. E vabbè, guarda che roba. 900, sì, vabbè. Grazie, così anch'io sono bravo. No, questo no, questo è cattivo.
Questo è cattivo, ragazzi, non mi piace. Questo è cattivo e tira. No, proprio all'ultimo, maledetto. A me ho lo spirito con lui. C'ho il totem. Io però ho il totem. Sì, perché miseria? Livello 2, sì. Uy. Molto buono. Vai, fermalo, Trina. Adornamento di foglie. Ok. Qua mandra alta. Qua dice che c'è più... Dicono che c'è più forza, più gravità, ma in realtà non mi sembra. Tutti quanti col totem. Sì, fatevi bravi, fatevi. Proviamoci, dai. Oh, manca la parata. Meno male, anche loro sbagliano ogni tanto. Ok, è debolino, ma penso che anche senza... Mamma mia. E che cos'è? È troppo forte quel totem. Abbiamo vinto. Non te l'aspettavi, eh? Victor mi pare molto strano. Nessuno impara niente di nuovo. Ma va bene. Diciamo che ci sta. Ci può stare. E con questo si conclude un altro turno del Gran Celesta Galaxy. I vincitori... Earth 11 non può essere, e invece lo è! Schifoso! Abbiamo perso. I buchi, ti ringrazio. Ringrazio anche Shindo. Vabbè, certo, ovvio. Grazie ai loro totem, appunto, siamo riusciti a ribaltare un po' le sorti della partita. Ribaltare, o meglio, tenere la partita per come stava, 3-1. Abbiamo finito il primo tempo che era 3-1. Il secondo è rimasto 3-1. Insomma, dai, è andata bene. Meno male. Ci hanno buttato nel vulcano per far risvegliare i nostri totem. Sì. Sì, infatti è quello che è successo. Ho pensato, non posso morire in questo modo, ci sono ancora molte cose che devo fare. E a quel punto si è risvegliato il totem. In quel momento i nostri corpi hanno iniziato a brillare. E ci siamo resi conto di stare proprio sopra il cratere del vulcano, sopra la magma. La paura quindi è ciò che ha scatenato il risveglio del totem, probabilmente. Quindi quello che... è vero quello che dicono, tu e papà hai insegnato loro come risvegliare il totem? È andata così. Quindi ora che farai? A proposito della macchinizzazione, no? Logros dice che non nega la macchinizzazione, spera solo che il pianeta possa andare verso un futuro migliore di questo. Quindi c'è speranza? Sì. Se vincono il torneo salveranno l'intera galassia. Però ci serve la pietra rossa. Che sicuramente voi sa... tu sai dov'è la pietra rossa, vero? Anche se il risultato della partita era quello di salvare Gardon, ovvero dovevate vincere appunto per salvare Gardon, avete giocato senza esitazione. È una bugia non farti ingannare dai terrestri. Cosa? Perché non puoi credere a coloro che vengono da un altro pianeta? Hanno creduto alle mie parole. Ah, per questo lui crede nei terrestri, cioè in noi. Se non avessero creduto alle mie parole, non sarebbero stati in grado di sconfiggere Rodan. Ah, ecco allora. C'è sempre un motivo. Allora mi credevano, così io ho deciso di credere a loro. È assurdo. Beh, lo è. Dai loro la pietra rossa! Ce l'ha lui? Ti stai dicendo di quella Guren? La pietra infuocata di Guren. Guren non so cosa voglia dire. La parola Guren smezzata diventa Cremisi fiore di loto. Quindi penso che sia fiore di loto Cremisi infuocato di fuoco. Una cosa del genere. Forse Guren è un nome? Quindi la pietra di fuoco di Guren.
Vuoi darla a queste persone? Il tesoro della nostra razza, no? Vuoi darla a queste persone? È il tesoro della nostra razza. È strano che ti stia a cuore una pietra vecchia nonostante tutta quanta la parte sinistra sia evoluta. Infatti. A che serve proteggere una pietra nel caso questa stella morisse? Infatti sarebbe inutile, no? Dalla a noi, dalla a noi. Vivere su Gardon significa anche proteggervi le anime che la abitano. Vero. Dovresti essere in grado di farlo. Padre, perché non credi negli altri una volta ogni tanto? Non era proprio una domanda, però credi negli altri. Non perché non credi. Andava bene uguale, comunque. Ah, a quanto pare lui vuole combattere contro la Earth Eleven. Ma è il fratello? Beh sì, hanno la capigliatura quasi uguale. Quindi ha intenzione di combattere contro di loro? Certo. Vuole combattere ancora contro di noi, quindi l'hai già combattuti, sì, durante il training immaginario, i Magi Training, tipo un ologramma? Certo, con i dati che avete, ma ci sono nuovi dati ora. Oh, ecco la pietra rossa. Questa è la pietra della fiamma di Guren. Te l'affido. Voglio credere in persone come te. Eccola qua. Perfetto. Oh. Tutto è bene perché finisce bene, Temma. Già. Vincerò per salvare la Terra e tutti quanti i pianeti della galassia. Bene, torniamo a Galaxy Note ora. Allora, mettiamoci in marcia verso il prossimo pianeta. Sì, vabbè, countdown. San, ni, ich, wapu. A memoria oramai. Vediamo un po'. Oh, si sta ancora allenando i buchi? Oh, ok. Shindo. Dato che se la parlano. Ma na. Nanka. Heya de jitto shiteru kibun ja nakute yo. Ore mo da. Jitsu wa chotto hotto shitan da. Nani ga da? Ore ni mo soul ga tsukareta. Shoujiki asette tan da. Hontou ni jibun ni dekiru no ka tte. Gara ja nai kedo yo. 確かに柄じゃないな。だが、俺には分かってた。は?お前は最後は信じられるやつだ。シンド、お前もやっと分かってきたみたいだな。さあ、もう遅い。部屋に戻るぞ。 ありがとな。 Qualcosa, certo che no, non ha detto nulla. Sempre così va. Finisce anche questo capitolo? Sono distrutto, per favore. Troppi testi, mi fanno male. E con questa fanno 3. No, ti prego, no, Katora, no. Basta. Katora. Tem, ti ringrazio per aver ascoltato il mio desiderio. Beh, questo è perché è anche un mio desiderio. Ovvero salvare la galassia. Ma con chi sta parlando, Temma? Non può essere. Il tuo desiderio? Certo. Voglio giocare a calcio senza pensieri con tutte le persone dell'universo. Infatti sì. E l'unico modo è salvare l'intera galassia. Ancora un po' e quella speranza si realizzerà. Scomparsa. Glacia? Quella era Katora. Katora è davvero viva. Finalmente l'ha vista anche lei. E finisce il capitolo. Next episodio. Next episodio. Ikkini oretachi 3 nin ga soul kakusei. Atsui shiai datta ze. Ah,
そうだな。だけど proprio scazzato。宇宙人でも親子ってのは難しいもんなんだな。親父は地球で元気にやってるか。しんみりしてる場合じゃないな。準決勝に向けて集中だ集中。Nella natura? 絶対に勝たないとな。Combatteremo sugli alberi? 当然だ。ここで負けられちゃ困る。あと一つなんだからな。次回エピソード9、さらば友よ。剣くん、やっぱりなんだか変。Ho capito bene? Molto interessante, molto interessante. Bene, quindi questo episodio straordinario che parte il tiro a catena, ma poi i tre spiriti risvegliati in una sola volta, è stato stupendo. Beh, quella è proprio la cosa migliore. Bene, QG, come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio, spero che vi sia piaciuto perché è stata una bomba. Io vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!